vi ringrazio per essere qui presenti a Far Pisa Day. Siamo arrivati a questa edizione che è la terza, per 2 anni abbiamo fatto per Settilago, quest'anno la facciamo per Camerano, perché Camerano, diciamo così, è la sede storica della Far Pisa, insomma. Un ringraziamento particolare lo voglio fare, permettetemi, a due persone molto importanti che sono qui presenti, che sono il dottor Mario Soprani e il dottor Giuseppe Soprani, perché il loro papà è stato il fondatore della Far Pisa insieme a Silvio Scandale, insomma, ecco. Perciò li ringrazio molto della loro presenza. Ringrazio il signor Gabboni, che chiaramente è l'anima di questa cosa, assieme al professor Sandro Strologo, che hanno lavorato per organizzare questa bella giornata, oltre che l'assessore Jacopo Facchi, che sta qui alla mia destra, che è stato, diciamo così, l'interfaccia operativa anche, oltre che di indirizzo, dell'amministrazione comunale per organizzare questo evento. Quindi io spero che questa festa sia una bella giornata, che tutte le persone che sono venute qui a Camerano trovino a trascorrere una giornata che resti dei propri ricordi futuri, legata chiaramente da questo filo comune insieme alle altre giornate di trasferenza di Castelfidardo, cioè che è quello per, diciamo così, l'interesse e l'amore verso la Far Pisa, e quello che questa azienda ha rappresentato nel contesto locale, ma anche nazionale e internazionale. E credo che il nostro paese abbia da offrirvi anche qualche altro, diciamo, oltre che alla Far Pisa, ricordi sulla Far Pisa, anche qualche altra bellezza, qualche altro spunto che magari vi porterete dietro di voi per il futuro, quale appunto so che è previsto poi un giro nel programma presso il nostro circuito ipogeo, quindi le nostre grotte, che è sicuramente una cosa che forse non c'entra con Camerano, però con la Far Pisa, però diciamo che tutte e due le cose hanno reso e stanno rendendo Camerano, diciamo così, nota e famosa a livello, insomma, nazionale. Grazie.
portare un paio di brani di sua composizione che hanno fatto il giro del mondo. Travel Time, il primo brano scritto al mondo per organo elettronico. È questo. Thank you.
Farfisa Vintage Quartet. Protagonisti di questa performance musicale sono proprio gli strumenti vintage della Farfisa. Alle mie spalle troverete un professional piano, che è questo, Farfisa, un sintetizzatore Soundmaker e uno strumento mitico, notissimo a tutti i musicisti, perché è il Compact Duo, modello top, strumento top della Farfisa degli anni 70. E quello che vedete è questo qui, questo, è proprio il mitico Compact Duo che fu messo a disposizione dalla Farfisa nel 1971 per il concerto, anzi per la tournée italiana dei Pink Floyd. Quindi adesso facciamo un applauso al bassista Franco Mannelli, al sassofonista Paolo